Allora, da Parigi a Las Vegas. Ci costa 3.000 dollari. Spero di recuperarne abbastanza. Quindi il prossimo viaggio sicuro ce ne costa 4.000. Andiamo. Ok, siamo da Sam. Meno male che non la paghiamo noi la bolletta della... Tirchio. Tirchio. C'è troppo casino già. Oddio. In un gioco del genere, oggi una roba del genere non la farebbero mai, ma... Un cartone animato per bambini che dice che il gioco d'azzardo è divertente oggi sarebbe bannatissimo. Aia, lo dovevo immaginare, ma volevo vedere se si distruggeva. Grazie. Allora, arraffa più soldi che puoi, ne avrai bisogno. Grazie. Immagino che qui a Las Vegas le fontane ti portano in quota. Ma va davvero? Chi l'avrebbe mai detto? Vibra per avvertirti che ci sono. Ma non c'è niente. Vabbè. Oh, aspetta un attimo. Allora, è vero che si illuminava, però nel mondo dell'altra volta non l'ha fatto, non si era illuminato. Vabbè, io intanto raccolgo tutti i soldi. Nonna, fammi indovinare, hai perso il gatto e l'uccello. Sono là sopra. Troveremo il piccoletto per te. Silvestro, smettila. Se non fosse per la mia sfortuna, forse non farei. Posso andare da questa parte? Ovviamente no. Oh, però davvero, ma quanto casino c'è in sta zona? Che cos'è? Ah, la statua, perfetto. Grazie. Posso saltare sulla macchina? A parte quanto è curva questa macchina. Pur di non fare l'animazione dove la macchina è effettivamente curva. Ma quello lì che si è spostato, guardalo che adesso si sposta. Esatto. Pur di non fare la macchina dritta che facesse tutta la curva, hanno proprio fatto un modello di sta macchina a banana. Ma ti sta tutta in garage. Amici! Amici, che tempo fa, Cormano, amici! Ma ti sta tutta in garage. Cos'è una Subaru a modello a banana? Ah, la Subaru Chiquita. Quando fai le curve non c'è neanche bisogno di girare il volante, va via lei da sola. Amici! Amici, che tempo fa, Melegnano! Come faccio a distruggerla? Ah, perfetto. È stato facile. Sto un po' abusando delle battute di Aldo, Giovanni e Giacomo ultimamente nei video, ma sono troppo divertenti per non essere usate. Aspetta che prima distruggiamo questo. Fa parecchio caldo qui dentro. Nonna, siamo fuori. Quella è la menopausa, non fa caldo qua dentro. Abbiamo bisogno di bugs. Andiamo dall'altra parte e andiamo a distruggere altri 4 altoparlanti. Uno si trova. Cacchio, qui. Ecco, fatto, grazie. Uno si trova qui. Facile. Ne mancano solo 2 ora. Proviamo a salire sopra e vedere se c'è qualcosa. E sì, c'è. Ah, ecco cosa mi serviva l'idrante. Mi serviva per salire sugli alberi. Ah. E beh, non era effettivamente così intuibile. All'improvviso, eh. E tra l'altro come fa a starci un altoparlante lì sopra l'albero, scusami. Ecco qua, grazie. Prendiamo anche i croccantini. Ci manca un ultimo altoparlante. Dov'è? Eccolo lì, perfetto. Colpisci Taddeo per liberarti. Per liberare i palloncini. Ah, interessante, grande Taddeo. Ah, e sui palloncini tra l'altro ci sono anche le monete, il che vorrà dire che scoppieranno. Aspetta, calmi un attimo. Ok, non ci riesce a salire, quindi deve salire esatto da questa parte. No, Bugs. La telecamera. Ok, meno male che va in automatico. Perfetto. Meno male, perché fare sta roba qui sarebbe stato un pelo difficile da solo, eh. Andiamo a rompere anche l'ultimo. E finalmente potremmo entrare all'interno del casinò. Ecco fatto.
Chissà che cosa, Non so come facciano i soldi a finire sulle palme, ma c'è tanto. Va bene, ha ragione però, Scimmietta, rimani ferma lì che adesso arrivo. Brava. Ehi. Ah, ok, stavo dicendo, adesso come entriamo? La nonna per... Dio mio. La nonna perché ha sempre il modello sbagliato? Nelle cutscene. Guardala. Guardala qua. Che problema c'ha la nonna? 75 per un cowboy, eh? Ma c'è troppo casino, c'è troppo rumore ambientale, si sente bassissimo le voci, eh? Snap, snap. Estrai? Ho già capito cosa dobbiamo fare, allora aspetta. Ehi tu! È stato un piacere! Ma aiuta Bugs a far scendere Daffy dalle montagne russe. Va bene, come ci sei finito lì comunque? Ah, ho capito perfettamente cosa dobbiamo fare. Però, ste slot machine... Dici che... Arca troia! Fa male! Ehi, un soldo! Ok, aspetta. Niente male! Allora, forse ho capito, aspetta. Fammi vedere. Forse c'è modo per evitare di essere colpiti. Però credo che sia una volta sola il premio. Ah no, non è vero. Ogni volta ti dà un premio. Perfetto, ma allora sta zona può essere farm di soldi. Certo, devi riuscire a trovare il momento in cui te li dà, però. Siamo morti subito con io, mannaggia. Io ti specco la faccia. È morto. Ehi, Pepe! Tunk! Perché ha colpito me, non lui? Mannaggia, vabbè. Niente. Sono ricco! Sono ricco! Allora, qui abbiamo bisogno di entrambi. Questo livello mi ricorda un po' quello del mini golf della gang del bosco. Sì, me lo ricorda tantissimo. Più andiamo avanti, più ti giuro, mi ricorda quel livello lì. Io intanto sto girando a caso totalmente. Sto avanzando in zone che magari il gioco... mi direbbe di aspettare, però ho trovato i croccantini. Ok, io continuo a girare. Aspetta, perché è caduto di sotto? Vabbè, non importa, adesso ci risaliamo. Ok, no, non c'è. Non posso fare... non posso fare la furbata. Devo farmi il giro lungo e basta. Mai avuto l'impressione di esserlo selvati? Ha rotto la quarta parete Titti. Però sento da questa parte... una ranocchia. Ora si è spostato il suono. Io sto continuando a girare totalmente a caso intanto. Eccola qua, tra l'altro. Non era questa che sentivo, però. Grazie. Grande. Siamo morti, fantastico. Però abbiamo comunque guadagnato i soldi. Eccola qua la ranocchia, perfetto. Gattaggio cattivo. Oh, girare a caso in sta zona comunque... qualche risultato ce l'ha portato. Più di un risultato in realtà. Abbiamo guadagnato un sacco di soldi già. Per un attimo pensavo che questo si distruggesse. E abbiamo anche trovato Micio e Uccellino. Silvestro, smettila. Il suonatore di tamburo che alloggia nel mio cervello è pregato di piantarla. Ah, a quel povero Micio gli gira la testa. Ecco fatto. Bon, perfetto, ci mancano già solo due... no, una interazione con Titti e Silvestro. Ok, ho bisogno ora delle galline che si trovano qui, perfetto. Sono lì, perfetto. Galline. Perfetto, ma quanto è strana questa cosa. Vai, gallina. Ehi, dove sono scappate? Aspetta che si gira. Perfetto, due. Daffy, tra poco sei salvo. Non vedo l'ultima gallina che è scappata. Gallina in fuga, letteralmente. Grazie. Scusa, giusto per tentativo. Dopo un po' scompaiono però, eh. Ecco fatto. Daffy, sei salvo. Segui quel passo. Ma perché?
Grazie dei soldi e scendiamo di sotto. Missione salva Daffy dalla fine del mondo. Ma... che hanno rotto le mie calze. Ma scusami, come faccio a prendere gli oggetti? Ah! Allora ho capito. Dobbiamo distruggere tutti i palloncini. Peccato che l'ho capito dopo. Cavolo. Allora aspetta. Di qua. Perfetto. Cavolo. Ma porca. La cavolo di prospettiva non aiuta, eh. La prospettiva in questa zona non aiuta per niente, sai? Ecco qui. No, era... era dritto questo, cavolo. Ah, porca. Non riesco a capire quando sono dritti o quando sono di lato. Aia, la bomba. Niente, probabilmente me lo devo rifare sto livello. Di qua. Dritto, ok. Dritto, di qua, perfetto. Quanti me ne mancano? Perfetto, ok. Me ne mancano solo 8, cavolo. No! Oh! Dritto in faccia. Sono ancora in forma come ai tempi di Space Jam. Ma porca puttana, la battuta su Space Jam non me l'aspettavo, no. È stato bellissimo questo, questo lo ammetto. Ok, me ne mancano veramente pochi. Grazie alla risposta immediata. No, cosa mi ha colpito? Ah, abbiamo colpito Yosemite, ok. Dicevo, che cacchio è successo? Ok, me ne mancano 3, ma non ne vedo più io, eh. Dove cacchio è l'ultimo? Ah, forse l'ho visto, aspetta. Eccolo qua. Oh, mamma mia. E scimmietta ottenuta. Tutte le volte che piove, piovono scimmie dal cielo. Beh, piovono anche soldi, ora come ora. Grazie del lingotto. E ecco la scimmia. Quella scimmia ladra è scappata con il mio prezioso gioiello. Non è il tuo diamante, cioè non è quella scimmia qua, mi dispiace. E 2. Perfetto, avanziamo. Il backstage, dove ci troviamo? Ah, siamo fuori. Non è così duro. Vieni, facciamo a botte, pezzo di merda. Stupido, anatroccolo, ti faccio il culo. Vieni qua, Bugs, che abbiamo bisogno di te. Le orecchie lunghe, la festa è da questa parte. Su, da una chance al coniglio. Ok, ecco qua la tua chance. Vammi a cercare qualche statua. Che tanto questo gioco lo finiremo senza averle trovate neanche mai tutte. Che poi io le sento. Però ovviamente poi il vero problema è vederle, non sentirle. Allora, aspetta un attimo perché... esatto, se riesco a salire qua sopra posso salire sugli alberi. Perfetto. Ecco fatto. Ui, 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 dove sono? Ecco qua, perfetto. Dove siamo? Ah, altra ranocchia, fantastico, senza neanche volerlo, pensa un po'. Ma se mi butto di sotto da qua e siamo già nell'erba? No, ah, invece sì. Cioè, fa l'animazione come se facesse lo schianto, però poi va sottoterra comunque. Roulette, premi forte il bottone grande per fermare la ruota. Trova il colore giusto per vincere i premi. Ok. Ecco qua. Ma mi costa soldi? Ah. Scusami. Con quale... non lo so. Ah, forse... il colore giusto è quello della... della freccia. Quello intende. Ok, beh, non è terribile. Che culo. Mamma mia. Perfetto. Questo è stato un ottimo guadagno oggi. Quanti soldi abbiamo? $5,000. Onestamente non mi va neanche di sprecare i soldi. Per comprare... è tutto. Esatto, un'altra scimmia che mi costerà 1.500, vero? Ehi, ehi, fermati. Perché? Dico perché non te la... in vendita 2.000. No, 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 no. Dico insopportabile. No, 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 ti ringrazio. Di sicuro... di sicuro... è scomparso. Allora, abbiamo bisogno quindi del costume per passare. Però qui abbiamo anche un Fight Club. Posso entrare? A quanto pare no. Ok, allora, prendiamo il costume. Dov'è? Grazie.
Allora, che ne dici? Intanto il bull che ci aspetta fuori. Allora combattiamo. Ma come? Ma scusami, ho colpito prima io. Dilettante. D'un tratto. Ah, devo aspettare che esce la scritta. Ah, lo posso tenere, vero? Ho talmente, dico talmente fame che potrei mangiarmi i piedi. Non riesco a credere che ti farai vedere in pubblico conciato così. Mi fa la coda grossa, per caso? Snap, cerniera, snap. Snap, snap. Fatto. Quindi prima abbiamo avuto veramente tanta fortuna, scusami. Ma non siamo... Ah no, siamo da un'altra parte. Sembrava però la stessa zona. Ci sono un sacco di modi per fare soldi in questa zona. Vabbè che abbiamo beccato due incudi in una botta sola. Ma qua si fa solamente a botte. Ma manco fosse il Texas, santo cielo. Grazie dei soldi. Scusa, è qui che si esibiscono le iene albine? Le iene albine? Sembra uno spettacolo molto particolare. Allora io prima vado sui palloncini se riesco a girare la telecamera. Ecco qua. Ma scusami, ma che devo girarmele io? Ma scusami, ma prima è andato in automatico. Ma come faccio a girarlo? Oh fuck. Ma non è possibile se la telecamera non... Vabbè, guarda. Non è plausibile se la telecamera gira dove vuole lei. Proprio lasciar riposare le mie zampette. Ecco qua. Vabbè, per fortuna siamo arrivati qua, dai. Allora, calmi un attimo. Facciamo un po' di giri per vedere cosa possiamo fare. La telecamera è veramente fastidiosa, mamma mia. Intanto qua però hanno messo un sacco di ranocchie. Ah, fantastico. Ce ne manca uno solo, non me ne ero neanche accorto. E io continuo ad andare sui palloncini se riusciamo a salire là sopra, però. Ecco fatto. Con un po' di macchinazioni si può fare tutto in sti giochi. Passa, ecco fatto. Qualche volta le devo proprio lasciar riposare le mie zampette. Molto bene. Il problema è la telecamera, però. Rimbalzare meglio che... Ok, che culo. Ok, c'è un'altra rana, ma non ho idea del dove. Basta riuscire, esatto, a salire sopra e vediamo dove si trova. Calmo. Credo sia da quella parte. Per voi di qua, da quella parte. Dobbiamo riuscire a salire ai piani superiori. E direi che questa è una buona idea. Perfetto. Croccantini? Yes, croccantini. Perfetto, grazie. Praticamente tutta Las Vegas l'abbiamo fatta solamente con Bugs a sto giro. Eccola qua. Oh, finalmente. Basta gracchiare. Niente male. Mi ha fatto molto sorridere la battuta dedicata a Space Jam, comunque. Ok, andiamo dall'altra parte ora. Ok, di nuovo la roulette. Ma sono apparsi all'improvviso. Ah no, hanno saltato, scusami. Ma dai! Ehi, è la mia vita che ti sta giocando! Torna subito qui e... Acciuffa quella scimmia. Ok. Vabbè, iniziamo a seguirla. Poi questa zona me la vengo a visitare dopo. Tanto non è neanche la nostra scimmia. No, cacchio, mi sono dimenticato che non posso. No, non sono un nuotatore. Vieni qua. Presa. Presa. Madonna mia, l'ho incastrata subito. Grande. Perfetto, è stata facile. Questo giro è stato veramente facile. Non è quella che cercavamo, cacchio. Dov'è scappata l'altra? Oh, guardala lì che scappa. Adesso puoi permetterti il biglietto per l'area 52. Va bene, no. Eccola lì che fugge. Ma Dio mio. Benvenuto nel mio casino, Crusher. Prima della tua prossima zuffa, ti consiglio di prendere il nostro famoso cocktail di gamberetti a 99 centesimi. Ma dai! Ecco, incudine in arrivo. Eccolo. Ehi, hai vinto! Che questo è vincere quando essere un perdente!
Forza, bella addormentato. Dobbiamo arrivare alla zona segretissima di ricerche sugli alieni. L'area 52. Lo sapevo. Ah no, mi aspettavo che gli arrivava di nuovo la portata qua in faccia. Chi è che stabilisce i prezzi delle corse? È praticamente dietro l'angolo.